L'emergenza ha sicuramente messo in crisi il nostro settore da un punto di vista economico. È facile immaginarlo, è molto più difficile viverlo. Per una piccola e media impresa come la nostra, non avere un incasso per 3 mesi ha un impatto molto importante. Chi vive questa situazione in prima persona porta dentro di sé una sequenza di emozioni brutali, contrastanti tra loro, perché in 3 mesi, in un arco di 3 mesi di tempo, 2 mesi di tempo, tutto vacilla. Io e alcuni altri miei colleghi abbiamo deciso di chiudere prima ancora che ci fosse imposto dal decreto. Ovvio che ci sono delle spese, gli affitti continuano ad esserci. Non lavorare e avere solamente tante spese alle quali comunque sei costretto ad adempiere, perché pare che al governo poco gli importi se il tuo contatore non si ferma. Ti regala dei soldi sotto forma di ipnosi, dicendoti che io ti presto questo denaro a basso costo, ma questo denaro ha un costo che, faccio un esempio, 25.000 euro porteranno a minimo 2.000 euro di spese che noi avremo, e questi soldi ci serviranno per pagare cosa? Le bollette, le tasse, e una ripartenza per comprare i disinfettanti, la disinfestazione, tutto il materiale che può servire per tutelare la nostra clientela e quant'altro. Il contributo che ci è stato dato, i crediti d'imposta che ci sono stati dati, non sono sufficienti per coprire quelle che sono le spese di attività, non per guadagnarci, per coprire semplicemente le spese. Però ci rendiamo conto che la situazione non è delle migliori e quindi gran parte di noi ha rispettato le norme che ci erano state imposte. Però non tutti hanno rispettato questa norma e il punto è proprio questo. La cosa che può mandare ancora di più in crisi il nostro lavoro è proprio lo sciacallaggio che si sta creando. Ci hanno regalato 600 euro che abbiamo sbagliato a prendere, perché chi accetta vuol dire che si accontenta, e lì purtroppo noi che abbiamo la partita IVA continuiamo a fare errori. Dovremmo imparare un po' di più, diciamo, da atteggiamenti come quelli degli statali, che fanno pesare anche una semplice penna che si portano da casa, e invece noi non siamo mai così. Non facciamo pesare il fatto che non ci bastano 600 euro, no, chiediamo la gentilezza di riaprire perché vogliamo ripartire, purtroppo è nel nostro DNA. Non pensavamo di riprendere il 4 maggio, ma come data avevamo ipotizzato il 18 maggio. Abbiamo a cuore la salute nostra e delle nostre clienti, quindi capiamo la necessità di attendere ancora un po' per l'apertura. Si era parlato già di riapertura scaglionata, c'è stata tanta disinformazione. Inizialmente si è parlato di 18-25 maggio, c'erano addirittura carte che andavano in giro. Dopodiché si è parlato dell'11 maggio. Nel momento in cui, fino alle 7:30 del giorno che ha parlato Conte, noi pensiamo di aprire l'11 maggio e poi un'ora dopo ci viene detto che riapriremo il 1 giugno, ovvio che la reazione, cioè uno non può essere felice e contento. Sono convinto che dal 1 giugno avremo delle nuove sorprese che si protrarranno ancora più in là, però è una mia opinione, mi auguro di sbagliare. Guardiamo avanti, guardiamo al post-Covid, continuiamo a formarci anche se siamo a casa e siamo sempre a disposizione delle nostre clienti. Grazie al gruppo Facebook, all'area riservata e all'e-commerce. Insomma, anche in questo periodo non ci fermiamo mai. Ora attendiamo il 1 giugno. Speriamo nella coscienza e nel buon senso della gente che andrà in giro in questi giorni. Ovviamente è un periodo che va all'insegna della speranza. La speranza è che ci siano degli aiuti concreti per le attività. Perché altrimenti il rischio qual è? Una chiusura così ampia rischia di incentivare lo sciacallaggio. C'è troppa gente in giro con i capelli tagliati. Io invito la regione, il comune, invito lo Stato tutto a fare più controlli perché? Perché purtroppo ci sono poi alla fine persone come me e come altri colleghi che siamo stati corretti sin dall'inizio, che vedono questi sciacalli che vanno in giro e vanno a fare capelli per le case. Il rischio è quello che, agli occhi dei clienti, alla riapertura, quelli bravi saranno stati loro,
quelli che hanno detto di sì a una loro richiesta. Noi saremmo stati quelli cattivi. Le proposte di riaprire in sicurezza sono infinite. Per ripartire in sicurezza adotteremo i protocolli che ci fornirà il governo. Per quanto ci riguarda, continueremo ad utilizzare i dispositivi di sicurezza che abbiamo sempre utilizzato, quali guanti, mascherine, igienizzanti e strumenti sterilizzati. La sicurezza innanzitutto viene da noi, dal come noi li vogliamo accogliere, quindi pensare ad offrire loro quanta più garanzia di pulizia e igiene. Si dovrà lavorare sul piano d'azione, quindi quella è una cosa fondamentale, si dovrà garantire un rapporto one-to-one al cliente. I tanti parrucchieri dovranno anche imparare a lavorare con gli appuntamenti. Sarà un po' difficile all'inizio, ma si possono anche avvalere di una collaborazione con le loro aziende che hanno già dei format che gli possono insegnare come può funzionare il sistema dell'appuntamento. Non potendo garantire però il distanziamento sociale, ovviamente si dovranno utilizzare mascherine, si dovranno utilizzare le visiere e si dovranno utilizzare i guanti. Dovrà esserci una colonnina con il gel igienizzante all'ingresso per il nostro cliente che dovrà venire munito di mascherina. Io personalmente penso che gli darò i guanti all'ingresso oltre al gel igienizzante. Ci sarà una sterilizzazione delle postazioni. L'utilizzo di materiale monouso. Si può utilizzare qualcosa per isolare le scarpe all'ingresso, quello può essere un'altra idea. E poi soprattutto la sanificazione dell'ambiente. Sanificazione dell'ambiente che si potrà fare sia rivolgendosi a delle aziende, penso, sia acquistando magari dei macchinari che ci possono permettere non di fare una sanificazione al mese, una sanificazione ogni 2 settimane, ma che ci permettano magari di fare una sanificazione giorno per giorno.